Ciao a tutti, buonasera o buongiorno. Ok, sono qui per una missione, praticamente sono su l'F-14 e farò un bombardamento al suolo. Ok, ho preparato una zona dove bombardare dei nemici e vi farò vedere l'utilizzo di Jester, i comandi essenziali per giocare in single player. Ok, si parte. Il video è stato già fatto prima che io non parlavo, così sono più concentrato perché se parlo e devo bombardare perdo il filo del discorso, tanto per dire. Ok, si parte. Tra poco inserisco il pilota automatico e chiudo le ali in modalità bombardamento. Pilota automatico inserito. Sono passato con i missili aria-aria. Ho messo la skin Dragon Riders, bellissima. Almeno a me piace molto. Ho chiuso le ali, cioè chiuse ma non del tutto, in modalità bombardamento a terra. Le prove che faccio del radar, perché ancora me lo devo studiare, sono prove così, per vedere un attimo se mi localizzava dei carri a terra. Ci No, sir, I can't do that. sono dei mezzi blindati a terra che hanno dei mitragliatori. Quello che non ha il carro armato, cioè ce l'ha il carro armato, ma questi qui sono più per bersagli aerei. Non sono i SAM, missili che ti localizzano a ricerca di calore, ma fanno male, ti spaccano l'aereo. Qui sono tutte mie prove.
non c'entra niente con prove radar, non c'entra ancora niente con il bombardamento. Io ho impostato, allora il tasto A l'ho lasciato stare per i comandi a gesture, ma tutti i comandi che ci sono dentro di gesture degli IA li ho sostituiti con i tasti del tastierino numerico, quello sulla destra della tastiera, quello piccolo. In ogni comando gli ho messo dall'1 all'8. Ecco, io adesso ho schiacciato A, dirò col 3 di mettermi l'MK84 e lui gli ha... Ok, adesso gli metto 3, ho schiacciato A, tasto 3, computer, provo il computer per vedere come va a terra, ma è molto più difficile. Ho computer perché sono sparpagliati e questi blindati, ma in questa zona ci sono tante cose che ho messo, bunker eccetera eccetera, così posso beccare la zona. E davanti a me questo fazzoletto verde, adesso sono col computer, non sta trovando niente, vedete che sparano, stanno sparando. Cambio adesso su lì a un nuovo ordine, schiaccio A, adesso schiaccio A e il tasto numero 3, computer pilot. Roger that. Ok, lui mi ha dato Roger. Adesso con il computer pilot praticamente sgancio le bombe dove voglio io. Lo specchietto, vedete le ali sono semi chiuse. Anzi, mi sa di no, che le ho lasciate in automatico, mi sa. Si stanno richiudendo comunque. Si sono richiuse. Sentite le bombe? Sentite lo sgancio? Beccati, vedete dietro? BTR 82A distrutto. Adesso chiedo le bombe, vedete il 3 è finito, il 2 MK84. Ho premuto ovviamente il tasto A e il tasto 3. Che ho messo io tastierino numerico. Per il prossimo attacco. Però questo attacco mi beccano leggermente l'aereo, mi fanno qualche danno leggero i mitragliatori, questi non sgarrano. Fazzoletto verde, quello lì davanti a me. Prossimo attacco. Due colpi mi hanno preso.
sto guardando un attimo l'aereo se c'è i danni, ma non c'è niente. Ok, tasto A numero 1 adesso. 3, ho schiacciato il 3 e l'1. L'MK82 per l'ultimo attacco, perché non ho più bombe. Ho solo due missili aria-aria, IM-9M, e ho messo due serbatoi supplementari perché consumi un sacco di carburante e ti serve per il rientro sulla porta aerei. Questo attacco non ci riesco e farò un ritorno perché sono troppo inclinato a destra e quindi non mi azzardo di sganciare le bombe perché non sarei andato a bersaglio. Però vedete che si vedono ancora, sono giù. Guardando all'indietro, io uso il Tracker 5 Professional senza il cappellino in testa, ma c'ho una clip montata sulla stanghetta della cuffia nel lato sinistro. È molto più costoso di quelli che costano meno. E poi la Tracker 5 è quella che ha ideato il sistema a infrarosso, e la Natural Point. Sganciate ancora le ultime due. BTR 82 danneggiato, fra un po' dovrebbe anche comparire perché ho fatto prima il video come senza parlato, gli sto parlando adesso sopra. Praticamente la missione è compiuta, adesso uscirà che è distrutto. Farò ancora un giro di rientro per farvi vedere che cosa ho beccato. Spero più avanti di farmi un computer potente, che voglio vedere la grafica al massimo. Adesso sono, come l'ha messo loro, con l'ultimo aggiornamento. Ecco, vedete, BTR 84A distrutto. Con l'ultimo aggiornamento ho messo medium, almeno posso girare 80-100 fotogrammi, sono lì, però al massimo è stupenda. Quando ho provato al massimo col mio computer giro a 34 fotogrammi, non ne vale la pena, devo stare così per un po'. E in automatico adesso le ali, stavo facendo delle prove con i tre comandi che ho messo sulla manetta. Sorvolo adesso, prima di concludere qui il video, così vedete il bombardamento che ho fatto qua sulla destra, dove ho beccato i bersagli. E che sono qui, saluto anche un mio amico americano,
saluto Michael Boland. Ciao Michael, quando vedrai questo video così sai che sono io. Ok, Joker Game chiude il video qui, spero che vi sia piaciuto, al prossimo video vediamo, farò qualcosa anche aria contro qualche MIG, vediamo un attimo come mi gira, perché era un po' che non accendevo il simulatore. Adesso l'ho riacceso perché funziona molto bene. Ciao a tutti, Joker Game chiude, un saluto di cuore a Michael Boland, saluto anche un altro mio amico, come si chiama? Mi sfugge il nome in questo momento. Va bene, Joker chiude, al prossimo video, ciao a tutti, ciao!